La Romano Donato SRL è l'azienda che dal 1980 si occupa di coperture e rivestimenti in rame, alluminio o zinco titanio. Le coperture e le facciate in metallo garantiscono resistenza agli elementi atmosferici e bellezza unica. La durata dei materiali è pressoché eterna. Non è richiesto alcun tipo di manutenzione e di costi aggiuntivi. Le nostre coperture in metallo permettono di ottenere risultati estetici di grande impatto visivo. Romano Donato SRL certifica e garantisce tutti i materiali e le tecniche di posa. Chiamaci, saremo la tua risposta. Per un'estate fresca e divertente, Piscine Las Vegas. Un buon bagno da soli o in compagnia. E dopo pranzo o cena, nel ristorante pizzeria. Oppure nella videobirreria aperta ai fumatori. E per le vostre serate davvero magiche e divertenti, un tuffo sotto le stelle. Piscine Las Vegas. Un divertimento assicurato. Tutti i giorni, fino a tarda notte. A San Giovanni Valdarno, via Fratelli Cervi 3. Prenotazioni ristorante e pizzeria 055 91 22 072. Noleggiamo per cantieri o ogni tipo di evento i migliori bagni chimici mobili. Con noi hai la certezza di avere un bagno chimico mobile, igienico ed elegante, con un servizio puntuale ed impeccabile nel rispetto dei più elevati standard di igiene e comfort. La ditta Cerretelli da sempre opera con grande serietà e puntualità a prezzi concorrenziali. Contattateci, preventivi gratuiti, serietà garantita. Cerretelli Alfiero e CSNC, manutenzione e vitrificazione di serbatoi. Pulizia, bonifica e risanamento dei vecchi serbatoi di gasolio in disuso come richiesto dalle leggi, con la possibilità di poterli poi utilizzare nella funzione di depositi d'acqua per irrigazione o antincendio. La ditta Cerretelli da sempre opera con grande serietà e puntualità a prezzi concorrenziali. Contattateci. Preventivi gratuiti, serietà garantita. Teranovese Tende, azienda leader del settore nella realizzazione ed installazione di tende da sole e tende da interno, avvolgibili con chiusure di sicurezza, zanzariere sia manuali che motorizzate. Opera da 15 anni a livello regionale. Il nostro team è in grado di garantire soluzioni per offrire ai clienti un prodotto di qualità ed un'assistenza qualificata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Teranovese Tende, chiamaci, con noi la soluzione è garantita. Un programma in collaborazione con Petroli Firenze, energia vincente. Formigli, gioielli su strada. Un saluto da Siena e precisamente dagli impianti sportivi dell'Acqua Calda per un importante evento legato al ciclismo giovanile. Grazie a questo bellissimo impianto con uno sviluppo complessivo di 333 metri che insieme a quello di Montallese è un importante punto di riferimento per l'attività di questa bellissima provincia. Il tutto stasera grazie all'organizzazione di una società, di un sodalizio che quest'anno compie 51 anni di età, che è stato rivitalizzato in questi anni grazie al lavoro di un gruppo di dirigenti che sta operando davvero in grande stile per quanto riguarda il movimento dell'attività di base. Qui vogliamo ricordare subito i vertici del pedale senese, vale a dire i presidenti onorari, la signora Saida Vigni Cantagalli
e Delio Orlandini, e poi l'esecutivo con il presidente Fabrizio Barsotti e con il vice Roberta Simoncini e con i consiglieri Carla Bonacci, Stelio Rossi, Raffaele Compagnone e Sonia Quattrini. I direttori sportivi sono i seguenti: per la categoria esordienti Mauro Cappelli e Paolo Ruggi, per quanto riguarda gli esordienti Duccio Angiolini, Roberto Panti, Stefano Ricci e Simone Cappelli, coadiuvati anche dalla signora Chiara Vanni. Uno staff importante, uno staff che sta rinunciando l'attività soprattutto a livello organizzativo e soprattutto a livello agonistico, in quanto qui vediamo proprio Roberto Panti, a quale vogliamo fare un plauso, perché in questi anni Panti, che è un grande lavoratore, si è dato da fare a 360 gradi, organizzando alcune stagioni fa un bellissimo rampichino in quel di Castelnuovo per Ardenga, poi le gare, primi sprint e giovanissimi di tutte le categorie a Isola d'Arbia, sempre in provincia di Siena, e adesso questo evento che poi sarà ripetuto anche in settembre, pedale senese, che può vantare sulla collaborazione di tanti sponsor importanti come Giannini Costruzioni, Roberto Panti, Pavimenti e Rivestimenti, quindi la SME Estintori, 3M Caverni, Tipografia San Giovanni di Siena e quindi la Ciclo Officina di Poggi Bonsi. Questi sono i sostenitori che stanno contribuendo a far tornare grande il pedale senese. E poi c'è da ricordare l'Eroica, che è una delle più belle in assoluto manifestazioni per quello che regala a livello ciclo amatoriali vintage, perché si corre e si vestono abiti d'epoca. Eroica con Furio Giannini, con Claudio Marinangeli e soprattutto con Giancarlo Broci, che hanno voluto essere d'appoggio a questo sodalizio, quindi non manca davvero niente. Soprattutto si punta forte anche sull'attività organizzativa grazie a questo impianto, un impianto che è in uso per tutte le società della provincia di Siena, come ci ha spiegato prima del via il neo presidente della Federciclismo locale Paolo Maraffon. Paolo Maraffon sarà qui questa sera e dobbiamo dire che è un giugno-luglio davvero molto bello per quanto riguarda la zona di Siena. Abbiamo assistito alla Coppa Mazzola Valli, che è una manifestazione, una classicissima per la categoria allievi, organizzata da Emore Baglioni, che è una bandiera per quanto riguarda il ciclismo in provincia di Siena, dirigente di lungo corso, presidente per tanti anni del comitato provinciale. Poi i campionati toscani per esordienti con la mano proprio di Paolo Maraffon, e stasera grazie al pedale senese un'altra bellissima manifestazione. Approfittiamo per ricordare anche che oggi hanno lavorato i commissari di gara della Federciclismo, il presidente di giuria Livio Presenti, assistito dai giudici d'arrivo Mauro Bondi per quanto riguarda G5 G6 esordienti e allievi, mentre il senese Silvano Maestrini ha fatto da giudice d'arrivo per quanto riguarda le altre categorie. La componente è Alice Scarpelli, mentre ringraziamo anticipatamente la signora Sonia Quattrini, che ci ha elaborato tutti i dati per poter lavorare al meglio. Siamo già alle gare, qui siamo alle batterie di eliminazione, in quanto G1, G2, G3 e G4 faranno appunto batterie di eliminazione, quindi recupero e finali. Poi dalla G4 in poi si rispetterà il regolamento della tipo pista, in quanto si farà una individuale a punti per quanto riguarda G4 e G5, 20 giri, volata ogni 5 tornate, e poi il finale e la rielaborazione di tutte le classifiche per l'assegnazione della vittoria. Per quanto riguarda chiaramente esordienti ed allievi si faranno più giri. Intanto stiamo andando con il programma per seguire le prime finali di giornata, fortunatamente maltempo scongiurato, riunione che è cominciata mezz'ora dopo il previsto, c'è stata una pioggia battente davvero incredibile proprio su questa zona, sembrava mettere a repentaglio la manifestazione, così non è stato e fortunatamente il programma sta andando via in modo celere. Da segnalare che l'organizzazione è stata davvero eccellente, non solo per quanto riguarda la manifestazione, ma gli organizzatori hanno organizzato anche un bar-ristorante che sta rifocillando tutti coloro che hanno bisogno. A questo punto, dopo la nostra introduzione, possiamo già andare a seguire le prime finali di giornata.
Ed è chiaro che tocca ai giovanissimi del primo anno ad esibirsi nella finale di giornata che aprirà appunto il lungo programma. Fortunatamente si sta lavorando celermente, questo sta facendo recuperare un po' di tempo perso per via dell'acquazzone che è piovuto letteralmente sulla provincia di Siena dalle 16 alle 18. E qui abbiamo i quattro partecipanti della G1 che sono Lorenzo Stori, Pietro Angiolini, Gabriel Presenzini Mattioli e Filippo Falsini. Poi ci sarà la finale anche dal quinto all'ottavo posto, si sono avvantaggiati in due sprint serratissimo ed incerto con il ragazzo del pedale toscano Ponticino che mani basse sul manubrio, la spunta davvero per un soffio, bella volata. Filippo Falsini è primo, seconda posizione per Gabriel Mattioli Presenzini della Albergo del Tongo, terzo posto per Pietro Angiolini, quarto per Lorenzo Stori che sono della società di casa del pedale senese. Poi praticamente Francesco Acquisti ha vinto la volata per il quinto posto nella seconda batteria che valeva per l'assegnazione appunto dal quinto all'ottavo posto. Adesso siamo alla G2 femminile, seconda finale in programma di giornata con tre atlete impegnate, due sono del pedale Abitare e una invece del pedale toscano Ponticino. Buona la partecipazione con squadre arrivate dalla provincia di Siena, è chiaro, da quella di Grosseto, massiccia partecipazione di quella della provincia di Arezzo e poi formazioni arrivate anche da quella di Firenze, quindi successo per questa manifestazione. Adesso vittoria nella G2 femminile per Caterina Senesi sulla compagna di squadra Carolina Tosca, terzo posto per Rachele Pigolotti, mentre la gemella di Rachele, Rebecca, ha vinto la finale dal quarto all'ottavo posto. G2 maschile, belle volate, abbiamo assistito ad una eliminatoria molto interessante, adesso sono in cinque a sprintare per il successo conclusivo, gruppo che è rimasto compatto, un solo atleta ha perso contatto e vediamo che Tommaso Bambagioni della società sportiva Grosseto fa valere il suo rush finale su Alessio Giannelli dell'Olimpia Valdarnese, terzo posto per Tommaso Farsetti, quarta posizione per Alessandro Grisorio, quinto posto per Leonardo Cecconi, davvero molto bravo e scaltro Bambagioni, il papà tra l'altro direttore sportivo del sodalizio di Grosseto, oggi al gran completo a seguire la manifestazione anche il presidente Maurizio Mori e tutto lo staff, con Bambagioni che ha regalato questo successo alla squadra maremmana. Siamo alla quarta finale praticamente in programma, G3 femminile, e vediamo che sono già sul rettifilo conclusivo, due atlete, uno ha perso contatto, e anche qui sugli scudi le ragazze della SS Grosseto con Valeria Pifferi che ha la meglio su Greta Zingoni della Stabia Ciclismo, terza posizione per Melissa Laurenti che sta sopraggiungendo adesso sul traguardo, quindi secondo successo consecutivo per la SS Grosseto. Stiamo andando adesso a seguire invece il giro sprint per quanto riguarda la G3 maschile. È una manifestazione che sta dando soddisfazione un po' a tutti perché c'è un grande pubblico, tanti accompagnatori, i genitori, il solito colpo d'occhio meraviglioso che regala il ciclismo giovanile. Ed ecco i quattro atleti impegnati per quanto riguarda la G3 maschile che vanno a sistemarsi sulla linea di partenza. Regolamento per G1, G2, G3, G4, primi sprint, poi come abbiamo sottolineato dalla G5 fino agli allievi si andrà con il regolamento tipo pista della individuale a punti, vale a dire un totale di giri ogni 5 tornate, uno sprint intermedio. Qui i quattro sono tutti praticamente quasi sulla stessa fila, è leggermente avvantaggiato l'atleta dell'Albergo del Tongo ma viene superato nel finale da Lorenzo Conforti. Bravo Lorenzo Conforti, ecco che il nostro operatore va sul vincitore per quanto riguarda la categoria G3, ha rimontato metro metro, centimetro centimetro Federico Lessi dell'Albergo del Tongo che sembrava destinato a vincere e invece è stato molto bravo davvero Lorenzo Conforti che è andato a successo. Sesta finale in programma, G4 femminile, e qui abbiamo praticamente un testa a testa fra queste due concorrenti
e davanti la portacolori della polisportiva Albergo del Tongo, vale a dire Francesca Franciolini, che ci sembra aver lanciato un po' troppo presto la volata, ed è così infatti, perché è stata molto brava Ilena Bigozzi, ha aspettato e poi addirittura è riuscita a sfruttare lo spazio all'interno, quindi successo nella G4 femminile per Ilenia Bigozzi. Vediamo impegnato anche in qualità di speaker il presidente del sodalizio senese Fabrizio Barsotti, che insieme a tutti i suoi collaboratori ha uno staff davvero numeroso e appassionato, sta rilanciando l'attività per quanto riguarda il ciclismo dei giovanissimi e organizzativo in provincia di Siena. Come abbiamo detto, questo impianto è molto importante, come quello di Montallese, molto più a sud, più difficile da raggiungere, ma anche quello un impianto molto interessante, che tra l'altro da alcuni anni ospita anche la conclusione della Rinata Coppa Bologna, che è una manifestazione dedicata agli elite d'under 23 che hanno cominciato a rimettere in scena gli organizzatori, riportandoci alle tradizioni degli anni 20 e 30. Su quella pista trionfò addirittura Gino Bartali, ultima gara di primi sprint e successo nettissimo di Tobia Zingoni dello Stabia Ciclismo, che ha anticipato Alessio Ninci, che si è classificato secondo, terza posizione per Andrea Governi, ed è proprio Alessio Ninci che ha recriminato sul traguardo, ma dobbiamo dire che Tobia Zingoni è stato davvero molto bravo, vincendo nettamente la gara dedicata ai G4. E adesso si entra in quella che possiamo considerare la seconda parte del programma di giornata, un programma ricchissimo che avrà il clou con le gare riservate a esordienti e allievi. 333 metri lo sviluppo complessivo di questa pista, che si trova praticamente all'uscita di Siena Acqua Calda, Siena Nord, quindi raggiungibile molto bene sia da Grosseto, da Arezzo che da Firenze, e questo è un punto strategico, quindi sperando che tante manifestazioni possano essere organizzate ancora, sicuramente se ne farà un'altra a settembre, ci è arrivata la conferma dalla presidente Barsotti, e questo è un aspetto molto importante, perché più si farà conoscere questa pista più ci sarà la possibilità di avere tanti partenti al via. Stanno misurando tutti insieme G5 e G6, voce grossa fatta dai ragazzi di casa in maglia bianco-verde, come abbiamo visto spicca il marchio l'Eroica, e questo sicuramente è un aspetto che per i dirigenti locali ha un significato particolare, in quanto l'Eroica è una manifestazione conosciuta universalmente in tutto il mondo, quindi per questa formazione avere un marchio così importante sulle proprie casacche è sicuramente un punto di riferimento. Si stanno preparando i concorrenti per quanto riguarda la categoria G5, come vedete sono 20 giri in programma, ogni 5 giri c'è uno sprint intermedio e poi, chiaro, sprint conclusivo, che però non avrà punteggio doppio, quindi alla fine si sommeranno i punteggi dei vari atleti che saranno riusciti a passare primi, secondi, terzi e quarti sul traguardo. Gareggiano tutti insieme, maschi e femmine, per quanto riguarda la G5, sarà così anche per la G6. Qui siamo al raggruppamento e adesso parte ufficialmente la gara. Sono 20 giri, quindi conti alla mano poco più di 10 chilometri, poco più di 6 chilometri e 800 metri, chiedo scusa, 10 tornate sono 3300 metri, quindi poco più di 6800 metri per quanto riguarda la G5. Saranno tolti alcuni giri alla categoria allievi, perché purtroppo sta calando il buio, questo dovuto alla mezz'ora di ritardo per via della pioggia, però il programma sta andando via liscio. Intanto Jacopo Sandrelli della Olimpia Valdarnese va a vincere il primo sprint intermedio, come vedete ci si può dissetare, tutti i bambini hanno la borraccia, adesso è calata letteralmente l'afa dopo la pioggia che non ha rinfrescato più di tanto. Siamo a metà della gara,
praticamente sono stati disputati 10 dei 20 giri e seguiremo nel dettaglio le ultime tornate di questa prova davvero molto interessante, dove questi giovani atleti dimostrano già una prima scaltrezza e di avere già ben in mente come si fa a guidare il mezzo meccanico. Adesso tandem dello Stabia Ciclismo con Alessio Bartalucci che va a vincere lo sprint. C'è grande incertezza, comunque davvero molto bravi perché stanno dimostrando una grande tenacia, e gara che adesso si è letteralmente sfilacciata. Si sono creati più gruppetti con i doppiati che devono stare sopra dal tondino per non mettere in difficoltà appunto gli atleti che sono a pieni giri. Abbiamo visto nell'inquadratura passare anche Benedetta Parri, che adesso si trova in seconda posizione per quanto riguarda la categoria G5 femminile. Sprint conclusivo, bravissimo, bravissimo Bernardo Angiolini, che regala la prima gioia di giornata alla squadra di casa. Al pedale senese ha corso bene, non si è spremuto in tutti gli sprint, è sempre però andato a piazzamento e quindi nella classifica finale il portacolori della formazione di casa Bernardo Angiolini vince la classifica per quanto riguarda la categoria G5. Seconda posizione per Danilo Masi, che aveva vinto uno sprint intermedio. Poi terzo posto per Jacopo Sandrelli, quarta posizione per Valentino Zucchini, quinto posto per Alessio Bartalucci. E applausi a scrosso per il giovane di casa, che vedete è molto soddisfatto perché chiaramente un successo nella manifestazione organizzata nella propria pista è un successo che ha un sapore speciale. Rientra verso la zona delle premiazioni, premiazioni però che saranno effettuate nella parte conclusiva della manifestazione. Va a ricevere i complimenti del direttore sportivo. C'era ancora un po' di incertezza, ma i risultati adesso sono ufficiali e Bernardo Angiolini ha vinto per quanto riguarda la sua categoria G5 maschile. Per la G6, G5 femminile, chiedo scusa, abbiamo i risultati con Benedetta Parri del pedale senese, che non ce l'ha fatta, alla fine si è dovuta inchinare a Benedetta Pifferi della SS Grosseto, sodalizio maremmano al terzo successo consecutivo fra i giovanissimi. Intanto abbiamo uno dei primi ospiti alla nostra postazione al centro della pista, andiamolo ad ascoltare. Fabrizio Barzotti, presidente del pedale senese. La giornata non era cominciata molto bene, intanto stanno per partire i ragazzi della G6 che faranno tipo pista, 25 giri ogni 5 tornate, lo sprint a punti che premierà i primi 4 con classifica finale. Non era partita bene la giornata perché pioveva, poi per fortuna tutto si è risolto. Sì, alle 3 del pomeriggio è venuto un diluvio che purtroppo si è prolungato oltre maniera, quindi abbiamo dovuto ritardare una buona mezz'ora e quindi siamo arrivati un po' lì con le luci artificiali. Speriamo insomma di terminare tutto bene. Un impianto questo all'acqua calda qui a Siena Nord molto importante per il territorio, per i giovanissimi soprattutto. Fondamentale, bisogna ringraziare sicuramente il comune di Siena di quando a suo tempo ebbe questa idea di poter dotare fra gli impianti sportivi di Siena il velodromo, e la realtà del pedale senese diciamo può continuare la sua attività per i giovanissimi proprio grazie a questa pista. A volte si dice che a Siena manca un po' di attività, non è così perché siete ripartiti in grande stile da 3 anni con l'attività degli esordienti, dei giovanissimi, ma soprattutto con l'attività organizzativa. Sì, è vero, è vero. Effettivamente quest'anno è stato veramente un boom dell'attività, sia per il numero dei partecipanti giovanissimi, siamo a 26 iscritti fin dall'inizio, e anche gli esordienti, abbiamo una squadra di 6 ragazzi. E questo per Siena è un vanto, un onore, ecco, perché come città dal punto di vista ciclistico non è che in passato siamo stati proprio all'avanguardia. Non è propriamente così, è chiaro che rispetto ad altre province mancano un po' di tesserati, però adesso anche grazie a queste serate, soprattutto in estate, con un colpo d'occhio molto bello grazie al mondo giovanile, state riprendendo vigore.
Sì, sì, è vero, è vero. E la presenza di un folto pubblico, ma soprattutto di oltre 150 partenti, fa ben sperare per il futuro. Sicuramente lo posso dire fin da ora che a settembre riorganizzeremo un'altra gara nella stessa maniera, quindi con i giovanissimi esordienti allievi, e vediamo, l'appetito va mangiando. Quest'anno il pedale senese organizza 6 gare. Sono molto contento di questo, il comitato provinciale ci sta supportando in maniera notevole, ci sono tutti i rismi per poter ben sperare, sì. Queste sono serate molto belle perché coinvolgono le famiglie. Certo, certo. Stasera tutto quello che abbiamo organizzato, io lo devo dire un grosso grazie a tutte le famiglie degli atleti che tutti si sono adoperati per fare qualcosa. Chi ha montato il gazebo, chi ha preparato la roba da mangiare al bar. Vorrei fra tutti questi ricordare il factotum di questa manifestazione, che è sicuramente Roberto Panti. Roberto Panti che ha il grosso merito di aver voluto e ci ha creduto che questa manifestazione, ci ha creduto fino in fondo, e anche lui insieme a me non aspetta altro che iniziare una nuova avventura a settembre. Avere l'eroica sulla maglia poi è un vanto, perché questa manifestazione è conosciuta da tutto il mondo. È un vanto e è un onore, perché è una manifestazione nata a Siena, nella nostra provincia, e nata, lo voglio ribadire, sull'emotività dell'amicizia che ci lega. E questa è la cosa più bella in uno sport come il nostro, che va oltre ai risultati, va oltre a quello che può essere lo sport agonistico in genere. Sull'ali dell'entusiasmo continuiamo così. Sì, certo, senza dubbio, e con tanto entusiasmo derivato proprio da queste giornate qua. Abbiamo visto il sorriso sul volto del presidente Barsotti mentre si va verso la conclusione di questa gara riservata alla categoria G6 con maschi e femmine, pedale Ponticino sugli scudi, un'altra serata da incorniciare per il sodalizio di Ponticino, provincia di Arezzo, che sta facendo davvero la voce grossa in queste categorie con l'Olimpia Valdarnese, che ha riportato anche un titolo importante fra gli esordienti, titolo italiano con Davide Frequentini, Olimpia Valdarnese che ha vinto il meeting regionale, ma pedale toscano Ponticino che è lì vicino. Successo per Enrico Baglioni sul compagno di squadra Francesco Della Lunga, hanno dominato nettamente la prova dei G6 maschili, senza storia dall'inizio alla fine per Baglioni e Della Lunga, una prova quindi da incorniciare. Guardate i due ragazzi che si danno la mano e braccia alzate, stanno transitando sul traguardo. Terza posizione nella gara G6 per Matteo Regnanti della Olimpia, quindi squadre di Arezzo che veramente hanno dominato, grazie anche al quarto posto sempre di Matteo Boschi del pedale toscano Ponticino. Fra le femmine invece questa volta il successo ha baciato le ragazze della polisportiva Albergo del Tongo con Federica Quirini e Laura Fabbri, prima e seconda. Terzo gradino del podio per una ragazza di casa del pedale senese, vale a dire Paola Francesca Andreoni. Quindi soddisfazione un po' per tutte le società questa sera che hanno partecipato a questa manifestazione. Adesso siamo al clou, siamo ai ragazzi più grandi, 30 giri per gli esordienti primo e secondo anno, e ci è arrivata la conferma che 30 saranno le tornate anche per quanto riguarda gli allievi, dove ci sarà una bella sfida fra due squadre che hanno i rappresentanti maggiori, vale a dire ASD Abitare e SS Grosseto. Intanto è scattata la gara degli esordienti e siamo già al primo sprint dominato dai ragazzi maremmani con Lorenzo Berti e Francesco Menichetti che sono sfrecciati primo e secondo sul traguardo. Noi però diamo nuovamente la linea alla nostra postazione mentre sta andando in scena il secondo sprint intermedio. Si va verso la conclusione di questa bellissima manifestazione. Mauro Cappelli è il direttore sportivo degli esordienti del pedale senese. Adesso tocca proprio a questa categoria una tipo pista molto importante per questi ragazzi, perché imparano anche a correre a livello tattico. Sì, senza dubbio è un'esperienza nuova per loro, che sono al primo anno nella categoria esordienti ma anche al primo anno di attività.
quindi una cosa nuova, penso comunque i ragazzi sappiano ben comportarsi, anche se il numero dei partenti purtroppo è abbastanza limitato e con gli altri atleti tutti del secondo anno, ma comunque è un'esperienza e sicuramente porterà dei vantaggi per il proseguo della stagione. Per voi una grande soddisfazione perché state continuando l'attività appunto con i giovani, ma soprattutto anche quella organizzativa. Sì, quest'anno diciamo grazie anche a numerosi nuovi sponsor, a delle aggregazioni per nuove favore, come, dalla pista, come l'Eroica, siamo riusciti a creare questo sodalizio che ci permette di mettere in campo, oltre che agli esordienti, anche un nutrito numero di giovanissimi. Ecco, quindi è un movimento che sta rinascendo a Siena grazie soprattutto a questa istituzione dell'Eroica e sta portando dei benefici senz'altro numerosi. Insomma. Avere un impianto del genere è molto importante. Senza dubbio con la situazione di oggi avere un impianto del genere permette ai ragazzi e soprattutto anche alle famiglie di stare tranquilli durante gli allenamenti, insomma ecco, qui si può viaggiare in tranquillità senza il rischio delle auto, dei camion, dei motorini che ti sfrecciano accanto in qualunque momento, è senza dubbio una cosa bella. Una bella partecipazione, un numero di partenti interessanti. Sì, sinceramente il numero dei partenti si è rilevato più di quelle che erano le aspettative, soprattutto a livello giovanile, a livello dei giovanissimi si parla di circa 160 ragazzi e fra settimana e con anche una stagione in questa maniera che fino a mezz'ora prima della partenza pioveva, è davvero soddisfacente. Questo fa sì che il ciclismo a Siena sta prendendo nuova linfa. Beh, io mi auguro di sì, voglio portare soltanto un esempio. Io ho corso a livello giovanile, esordienti, juniores e si parla degli anni 70. In provincia di Siena c'erano 16-17 società e si riusciva a organizzare una gara di allievi o di esordienti con i soli tesserati della provincia. Voglio che questo magari sia un auspicio anche per il futuro, dal momento che il pedale senese negli ultimi 2 anni sta triplicando il numero dei tesserati e stanno nascendo anche nuove società. Mi auguro che quindi si ritorni, non dico ai livelli di 20 anni fa, ma insomma che riesca a rinascere questo ciclismo. Chi ha già corso si diverte in altro modo ed è questo il bello di queste serate dove poi i ragazzi fanno amicizia anche a discrezione delle proprie squadre, mentre la SS Grosseto questa sera fa davvero il pieno con Berti e Menichetti, primi e secondi rispettivamente nella classifica conclusiva. Bravo anche a Federico Rossi della Avitare che vediamo sulla sinistra del teleschermo perché ha cercato fino all'ultimo momento di spezzare l'egemonia di Berti e Menichetti, non ce l'ha fatta e quindi si accontenta del terzo gradino del podio. Quarta posizione per Aposti della SS Grosseto, anche lui, quindi Niccolò Leoncini della Abitare in quinta posizione. Per i ragazzi di casa sugli scudi Davide Brogi che ha conquistato la sesta posizione. Siamo al clou, siamo alla chiusura, intanto Fabrizio Bambagioni della SS Grosseto è andato a fare i complimenti a Roberto Panti perché davvero la manifestazione è stata bellissima. Qui siamo ancora sul contagiri fermo a 35, ma poi sarà cambiato perché appunto è calata la notte, la visibilità è discreta ma non si vuole rischiare più di tanto. Si è recuperato nel corso della serata quella mezz'ora di ritardo purtroppo per la pioggia copiosa che è caduta qui a Siena e vedete Roberto Panti va a vedere che tutto stia andando per il verso giusto. È scattata anche la gara degli allievi, come abbiamo detto una lotta molto importante tra SS Grosseto e Abitare, circolo Allende perché sono le squadre più numerose, poi ci sono anche dei ragazzi del pedale Toscano Ponticino, ma appunto SS Grosseto e formazione della Abitare, circolo Allende, che hanno numerosi ragazzi in gara. Intanto un altro ospite nella nostra postazione. Dopo la Coppa Mazzola Valli, dopo il campionato toscano esordienti, un'altra bella manifestazione a Siena, va bene così Paolo Marafon, presidente Federciclismo locale? Sì, davvero
questo periodo un periodo buono per Siena, perché abbiamo fatto diverse corse nel mese di giugno, ma ora anche in questo mese di luglio credo si sta proseguendo con l'attività. Queste poi sono molto belle, perché adesso non c'è la scuola per questi ragazzi, quindi c'è la possibilità di rimanere fuori. Poi il colpo d'occhio che danno le gare dei giovanissimi è sempre esaltante, perché ci sono le famiglie, gli accompagnatori. Insomma, l'attività di base deve lavorare su questa falsa riga. Sì, sì, no, anche perché questo impianto si presta per queste manifestazioni notturne. Diciamo, veramente un plauso al pedale senese che ha organizzato questo evento con, diciamo, con passione e anche con professionalità. Ecco Paolo, abbiamo parlato dell'eroica, della mountain bike, che fanno davvero la voce grossa, perché ci sono delle manifestazioni straordinarie, Monteriggioni, Sinalunga e poi tante altre per la mountain bike. L'eroica che richiama da tutto il mondo, però bisogna lavorare sull'attività di base. No, certo, queste sono delle manifestazioni che oramai stanno piedi a sé, perché se si guarda qui a Siena ci sono dei grandi organizzatori di corse del fuoristrada, però bisogna rinforzare l'attività soprattutto nel settore giovanile e nello specifico anche esordienti, allievi, insomma bisogna avere dei ragazzi e società che mettono i ragazzi in bicicletta. Siena è una provincia un po' decentrata che però fortunatamente riesce a richiamare l'attenzione di Arezzo e di Grosseto, e non è poco. Sì, sì, vedo anche società di Firenze ci sono, sicché diciamo le corse per ora sono andate tutte bene, sia come partecipazione ma anche proprio negli aspetti organizzativi, insomma. Corse ben curate in tutti i propri aspetti. Un grazie al pedale senese. Sì, un grazie al pedale senese e anche a tutte le altre società che hanno organizzato qui su Siena. Non dimentichiamo, c'è stata fatta una corsa a Buon Convento, con un gruppo sportivo in collaborazione sempre con il pedale senese, la Valdezza 2000 Ciclismo e poi tutte queste società che hanno aumentato, che organizzano questi eventi di mountain bike, che insomma sono eventi di tutto rispetto. Ecco, è importante avere l'attività dei giovanissimi, degli esordienti e degli allievi, quando si arriva anche ad organizzare, insomma, più di così. No, l'attività di questa categoria è la linfa del ciclismo. Ora qui su Siena non è che abbiamo grossi numeri di ciclisti, però stiamo lavorando affinché si possa avere un numero decente di ragazzi, insomma. Suona la campana, ultimo giro per la categoria allievi, si va in conclusione di questa bellissima serata agli impianti sportivi dell'Acqua Calda in provincia di Siena. Staremo a vedere la classifica conclusiva mentre si va ad effettuare l'ultima tornata con i ragazzi del pedale toscano Ponticino, che stanno transitando in questo momento e stanno trainando il gruppo. Si tratta di Mattia Fiacchini, che è ben spalleggiato da un compagno di squadra per cercare di vincere questa ultima tornata e andare ad incrementare il punteggio. Esce però all'interno l'atleta della Vitale Cornici, Bellucci, che va a vincere l'ultima volata su Fiacchini, e la Vitale si riprende la vittoria e la rivincita sulla SS Grosseto, che aveva dominato fra gli esordienti. Classifica conclusiva fra gli allievi con Bellucci primo, secondo il compagno di squadra Ninci, terza posizione per Aaron Marretti della Abita della SS Grosseto. Questo l'epilogo per la manifestazione, questi alcuni highlight della serata per concludere dagli impianti sportivi dell'Acqua Calda. Non ci resta che dire bravo, bravo davvero a tutto lo staff del pedale senese, capitanato dalla presidente Barsotti e da Roberto Panti, che hanno lavorato in modo egregio a livello logistico ed organizzativo. Quindi appuntamento ancora una volta con questa società in settembre, sempre qui in questo impianto, per un'altra tipo pista che speriamo possa avere un grande successo come quello di questa sera. Petroli Firenze, energia vincente. Thank you.
Formigli, gioielli su strada. Qui a poche centinaia di metri, 99 anni fa, nacque un bambino che poi sarebbe diventato uno dei più grandi campioni dell'Italia ciclistica e non solo, un personaggio straordinario, campione nel ciclismo e nella vita. Gino Bartali, nella SS Aquila nel 1930 cominciò a muovere i primi passi e questa località, Ponte Ema, è famosa in tutta Italia proprio per il ciclismo, per la grande passione di questo sport, soprattutto perché nel tempo si è continuato ad andare avanti con un discorso importante legato allo sport delle due ruote, non solo attività agonistica ma tante manifestazioni di prestigio, e oggi si corre quella che è il fiore all'occhiello per la SS Aquila Canzaroli, vale a dire la Coppa Sei Martiri, che festeggia la 65esima edizione Memorial, chiaramente intitolato a Gino Bartali. Poi i trofei, il 25esimo provincia di Firenze, il Memorial intitolato ad un altro grande personaggio che ha fatto molto per il ciclismo toscano, vale a dire Marcello Conti, poi il secondo Memorial in ricordo di Stefano Porcinai. Siamo già alla misurazione dei rapporti, anche quest'anno il presidente Masini è riuscito a portare a Ponte Ema tutte le migliori formazioni toscane, non solo, perché ci sono squadre importanti arrivate da fuori regione, e soprattutto è chiaro c'è il campione toscano Matteo Trippi, sorridente in questa inquadratura insieme a tutti i compagni di squadra che stanno raccogliendo grandi consensi in questa stagione d'oro per la Fosco Bessi di Calenzano. Ecco il campo completo dei partecipanti con le iscrizioni aperte proprio dalla squadra del campione italiano, la Fosco Bessi. Qui l'inquadratura su Giacomo Bacci, presidente della Federciclismo Toscana, e sul vice sindaco di Bagno a Ripoli, Calvelli. Questo è il ricordo per i sei martiri e per tutti coloro che hanno dato la vita nelle due grandi guerre. Sono il campione italiano Matteo Trippi e il campione toscano Riccardo Baldini della formazione di casa che vanno a deporre la corona. Qui la premiazione del vice sindaco di Bagno a Ripoli proprio al campione toscano, che ha regalato una grandissima soddisfazione alla squadra di Ponte Ema, e Giacomo Bacci invece premia il campione italiano Matteo Trippi. Adesso ci sarà il trasferimento, l'attraversamento di Ponte Ema con l'applauso del pubblico, e quindi la manifestazione scatterà in modo ufficiale alla chilometro zero in Viale Europa. Tutto per il momento è andato nel modo giusto, grande organizzazione come al solito, coordinata dalla formazione di casa, ormai esperta dalle tante gare organizzate nel tempo. Continuiamo appunto con gli iscritti alla manifestazione, Aquila Ganzaroli, quindi il Monte Pisano, la S di Ziraf, quindi il team Nial Nizzoli, formazione che arriva dall'Emilia Romagna, dove ha dato le pedalate da juniores, colui che è diventato uno dei migliori cronoman italiani, vale a dire il parmense di Traversetolo Adriano Malori. Quindi un'altra formazione dall'Emilia, la Sport Reno, la Merti Mobili Benassi invece dalla provincia di Massa Carrara, la Arci Stagno, formazione livornese, quindi la Calderara, che è un'altra grandissima squadra della provincia di Bologna, il Cycling Team Cascine da Pisa, quindi il gruppo sportivo Stabio Ciclismo, il gruppo ciclistico romagnano, la Campi Bisenzio DF, la New Project, poi la polisportiva Mossumanese, Ubaldo Signori, Guarducci Strada, il team Palma Cipriani e Gestri, squadra pratese, l'Unione Ciclistica Casano dalla provincia di Spezia, poi il Velo Club Empoli e il team Hoboken e il Nord West Brabant. Pensate, ci sono due ragazzi che molto probabilmente sono qui in vacanza in Toscana e hanno visto questa gara e si sono iscritti, quindi oggi la manifestazione che ricorda i sei martiri assume un contorno anche straniero, e qui siamo al ricordo del grande ginettaccio, il figlio Adriano, abbraccia in questo momento il presidente della formazione locale Renato Masini, ci sono al gran completo tutti i ragazzi dell'Aquila Ganzaroli. Chiaramente queste sono immagini registrate al mattino, i ragazzi si devono ancora cambiare, e questa cerimonia avviene tutte le volte che si fa questa manifestazione nella mattinata, il ricordo doveroso a colui che ha fatto grande lo sport italiano. Soprattutto Gino Bartali è stato un grande uomo, un uomo di fede che
durante la seconda guerra mondiale a rischio della propria vita, salvò tantissimi ebrei. Queste sono notizie, questa è storia degli ultimi anni, in quanto Gino Bartali, persona di grande umiltà, non aveva voluto assolutamente divulgare queste notizie che sono venute fuori appunto da poco. Il via ufficiale già avvenuto, quindi gara che in questo momento si trova a Pontassieve, sono stati percorsi 16 km, gruppo compatto che però viaggia ad andatura sostenuta, il tracciato è classico. Adesso i corridori rimarranno fermi in questa zona con il classico circuito pianeggiante mentre si è sganciato un atleta, poi si andrà verso Figline Valdarno, si toccherà la salita di Bivio San Martino al 61esimo chilometro, si riscenderà su Figline, quindi Castello di Incisa, Leccio, l'altro tratto in linea che ci porterà verso la salita di Osteria Nuova. Ultimo trampolino di lancio prima della discesa su Antella, Ponte Annicheri, Ponte Ema, traguardo conclusivo dopo 110 km di corsa. Intanto due atleti si sono avvantaggiati, qui siamo sul contrattaccante, si tratta di Ridion Copsciti, atleta del Monte Pisano, il gruppo è lì vicino. Vantaggio buono invece per il fuggitivo che raggiungeremo a breve, un ragazzo della formazione di casa, vale a dire Andrea Tanturli, che adesso ha 20 secondi di vantaggio sul gruppo, mossa molto probabilmente tattica da parte dei direttori sportivi di questa formazione, che oggi chiaramente cercano il colpo grosso nella gara di casa. Renato Masini, come sempre, predilige per le proprie organizzazioni pensare affinché tutto vada bene, però dobbiamo dire che è chiaro, i ragazzi ce la mettono tutta per cercare di portare a casa il risultato doppio. Sta pedalando molto bene Tanturli, vantaggio che adesso è scemato, appena 15 secondi, mentre non ci sembra in grado di ritornare sotto Ridion Copsciti. Approfittiamo per andare a rivedere anche un po' l'albo d'oro di questa manifestazione inaugurato nel 1948, quando Brunetto Gigli della SS Aquila inaugurò appunto questa manifestazione con la mitica maglia bianconera che fu anche di Gino Bartali. Nel 1953 firma d'autore con il successo di Idrio Bui dell'Unione Ciclistica Sinalunga, Bui che avrebbe avuto poi una grande carriera anche nel mondo dei professionisti. Da segnalare la tripletta di Loriano Barbugli 70, 71 e 72 con i colori del gruppo sportivo Itala. Intanto siamo però al passaggio dal traguardo volante di Carbonile, vinto appunto dal concorrente della formazione di casa Andrea Tanturli. A San Clemente però gruppo compatto, quindi dopo 25 km e 700 metri torna unito il plotone, si muove in prima persona il campione italiano Matteo Trippi, che ha cercato di allungare, ma il gruppo sta rispondendo e va via unito. Concludiamo con il ricchissimo albo d'oro 1996, campionato regionale con il successo di Claudio Astolfi della PT Shoes, poi nel 2006 la vittoria di Antonino Parinelli, oggi professionista dell'Androni Giocattoli, e quindi lo scorso anno successo di Nicola Stefanelli nella incredibile annata della polisportiva monsummanese, che poi vinse anche il campionato italiano con Orsini. La formazione di Monsummano per la verità quest'anno non si sta ripetendo, anche perché sarebbe difficile riportare a casa i successi della passata stagione. Siamo nella zona del rifornimento, lo ha preso al volo molto bene il campione italiano, poi a centro gruppo abbiamo visto Cianetti, quindi il vincitore della gara di Cavallina, vale a dire Niccolò Pacinotti, che sta tornando su grandi livelli. Abbiamo detto di una gara quest'oggi davvero ricchissima di grandi interpreti, ed è questo un vanto, un riconoscimento che va all'Aquila Ganzaroli, perché da tanti anni si impegna non solo nell'attività di base e delle categorie allievi esordienti e juniores, ma si impegna tantissimo proprio per mettere in piedi delle manifestazioni di altissimo livello, e la Coppa Sei Martiri è il fiore all'occhiello della Aquila Ganzaroli. Intanto uno dei mattatori di questa prima parte della stagione, vale a dire il figlio d'arte Gabriele Giannelli, dà una
scossa quando ormai è finito il circuito fra Lecce, Pian dell'Isola, Rinano sull'Arno, San Clemente. Adesso si va verso il tratto in linea che ci porterà verso il castello di Incisa e quindi alla salita di Bivio San Martino, con Giannelli che si è portato dietro Alberto Turchetti della polisportiva monsumanese Ubalto Signori. Hanno già guadagnato per il momento 150 metri, è un tratto di strada favorevole e Giannelli e Turchetti hanno trovato un buon accordo. Abbiamo detto grande inizio di stagione da parte del figlio d'arte. Il papà Alessandro oggi è un dirigente di RCS Sport, vittorioso nelle manifestazioni più importanti dell'anno. È mancato un po' ai campionati italiani e a quelli toscani, ma sicuramente rivedremo Giannelli in grande spolvero, soprattutto nella seconda parte della stagione. Cambia tutto quando siamo in località Castello, percorsi fino a questo momento 48 chilometri e all'attacco c'è un portacolori del Monte Pisano. Si tratta con il numero 29 di Roberto Murcas. Vedete, spinge bene in questo tratto di salita, una salita non difficile, però siamo in una zona molto vallonata, non c'è mai respiro e poi si va adesso verso il primo vero e proprio Gran Premio della montagna di giornata che ci porterà verso San Martino nella zona di Figline Valdarno. Inquadratura suggestiva del castello di Incisa, ormai percorso classico e collaudato per quanto riguarda questa manifestazione. L'ingresso in Incisa Valdarno, Muscas ha un vantaggio minimo, siamo nell'ordine dei 7-8 secondi quando sono stati coperti 51 km dei 110 in programma, quindi siamo quasi a metà corsa. Pedala bene però questo ragazzo diretto dall'ex dilettante pisano Francesco Frassi, e adesso però si muove un gruppo interessante, un gruppetto interessante che è uscito dal grosso e va a riprendere in questo momento l'atleta del Monte Pisano. E vediamo che però il portacolori dell'Aquila Ganzaroli Bertini ha dato una piccola spinta di incoraggiamento a Muscas affinché rimanga in questo plotoncino per cercare di portare via la fuga. Abbiamo scorto anche Finamore e Iotti del Cycling Team Nizzoli, poi con il numero 4 Fabio Cammelli. Qui siamo sull'atleta della Campi Bisenzio DF, vale a dire Jacopo Menchetti, atleta valdarnese che conosce molto bene queste strade. Niente da fare però per questi ragazzi, e adesso mentre si va a San Martino nasce una fuga molto interessante, protagonisti in tanti, ecco che li facciamo sfilare davanti alla nostra telecamera. Saremo più precisi a breve con la composizione di questo drappello che ha un vantaggio minimo per il momento, però c'è una grande collaborazione. Questa è la prima vera salita di giornata, sembra non reggere il ritmo con il numero 35 Andrea D'Agostino del team Nial Nizzoli, mentre con il 113 Elia Boarelli della formazione spezzina dell'Unione Ciclistica Casano entra sotto. Ecco la composizione del gruppo, dove ci sono due atleti della Nial Nizzoli, abbiamo visto con il 34 Giulio Branchini, quindi Andrea D'Agostino, poi abbiamo scorto la sagoma, la stazza possente di Cianetti, quindi gli altri sono Federico Rossi con il 103, con l'82 Vincenzo Albanese, corridore nato a Figline Valdarno, quindi Federico Del Carlo, Alessandro Rugi, Andrea Peuteria, Luca Zullo, Leonardo Beccagli, Gabriele Bertini, Filippo Bedeschi, Roberto Iotti, Gabriele Ricci e quindi Francesco Mancini e Francesco Iannelli, atleti molto interessanti, eccoli qui, Iannelli e Mancini che stanno conducendo. Poi abbiamo visto con il numero 37 Iotti della formazione bolognese della Nial Nizzoli, c'è un grandissimo accordo, soprattutto si va su questa salita pedalabile con grandissimo ardore da parte dei concorrenti che stanno aumentando il loro vantaggio nei confronti del gruppo, con la coppia della monsumanese adesso a trainare tutti gli atleti. Ci siamo avvantaggiati, qui siamo nella zona del camping Girasole, una zona famosa in tutto il mondo proprio per questo bellissimo campeggio. Ecco il gruppetto dei battistrada
per il momento non ha perso vagoni e quindi si continua a lavorare sodo e il vantaggio aumenta nei confronti del plotone, che però torna sotto il gruppo, vantaggio di 12 secondi, ci arriva la comunicazione da Radio Informazioni in corsa e sono gli atleti proprio della Mossumanese che vanno a cercare di tamponare. Nelle prime posizioni abbiamo visto anche Giannelli, i grandi calibri sono qui, c'è anche il campione italiano Matteo Trippi che sta correndo molto bene oggi a livello tattico, ha dato una scossa quando eravamo nel circuito in località Carbonile per assaggiare le condizioni dei rivali, gruppo che però adesso sta continuando a fare sul serio e fuga che quando stiamo arrivando al Gran Premio della Montagna di San Martino praticamente viene ripresa dal gruppo, tutto da rifare quindi quando si torna in discesa verso Incisa Valdarno, e adesso c'è un nuovo gruppetto all'attacco, grandissima gara quest'oggi, ricca di colpi di scena e di cambiamenti, scatti contro scatti, fase centrale ad alta velocità nel circuito di San Clemente, poi la salita verso Incisa Valdarno ha fatto scremare un po' il gruppo, è nata una fuga con tanti atleti importanti ma è stata recuperata e adesso all'attacco ci sono questi sei corridori: Iotti, Bertini, Del Carlo, Tacchi, Mancini e Nannelli. Tra l'altro Iotti e Del Carlo facevano parte anche della precedente fuga. Adesso a fare l'andatura e la portacolori della polisportiva Mossumanese Ubaldo Signori, Federico Del Carlo, poi con il numero 74 abbiamo visto Tacchi, atleta del gruppo sportivo Stabia Ciclismo, arriva il ragazzo di casa dell'Aquila Ganzaroli, Gabriele Bertini, davvero molto efficace oggi la corsa di questo ragazzo, molto probabilmente il direttore sportivo lo ha scelto per la buona condizione atletica e per far da punto di riferimento ai compagni di squadra. Chiude il gruppetto con il 96 Federico Del Carlo e dietro si va un po' a strappi, non c'è una vera e propria reazione da parte del gruppo in questo istante e lo facciamo sfilare il plotone, scattano alcuni atleti per andare al contrattacco, Cianetti nelle prime posizioni, Gabriele Giannelli pedala in grande agilità qui a centro gruppo, maglie verdi dell'Arci Stagno, torniamo davanti, non c'è grandissimo accordo nel gruppo ma non c'è grandissimo accordo nemmeno nella fuga ed infatti stanno rientrando altri corridori e il gruppo è lì vicino a 200 metri, qui siamo in un tratto di leggera ascesa ed è sempre Bertini in prima posizione, oggi ha svolto un lavoro davvero molto importante, si è fatto trovare pronto e praticamente quando si esce da Incisa Valdarno il gruppo torna sotto, quindi nuova situazione di plotone unito, niente da fare per questi attaccanti, ci sono state proprio due fughe molto importanti ma sono state sempre recuperate dal gruppo, grande controllo nelle squadre più rappresentative che cercano il risultato grosso in questa 65esima edizione della Coppa Sei Martiri Memorial Gino Bartali, Gran Premio il Gioiello di Firenze, uno sponsor che segue da tanti anni le vicissitudini del sodalizio di Ponte Ema, si assegnano anche il 25esimo trofeo Provincia di Firenze, il 24esimo trofeo intitolato alla memoria di Marcello Conti, si ricorda per la seconda volta Stefano Porcinai, nuova situazione quando praticamente ci troviamo in località Castello, sono scattati 5 atleti ma adesso si muove in prima persona anche il campione italiano Matteo Trippi che dopo il successo ottenuto in quel di Appiano Gentile in Lombardia al titolo nazionale si è fatto vedere nella gara internazionale di fabbrica di Peccioli dove ha ottenuto il terzo posto e oggi è un tracciato che si addice al corridore che arriva dalla provincia di Arezzo in quanto c'è un'ascesa molto importante, Osteria Nuova nel finale, poi Matteo Trippi può vantare anche di uno spunto molto interessante. Torniamo davanti e adesso al comando ci sono i seguenti atleti: Poli con il numero 61, Tacchi davanti della Stabia Ciclismo con il 74, poi con il 79 Ricci del gruppo ciclistico Romagnano, con il 105 Murtas della polisportiva Mossumanese Ubaldo Signori Guarducci Strade, poi con il 101 Nannelli Murtas che ha ottenuto un secondo
secondo posto di grande prestigio nella gara Trofeo Fiaschi, una delle più ambite della nostra regione. Emanuele Murtas che si è dovuto inchinare però ad un bravissimo atleta lombardo. Adesso c'è un po' di discesa, cambi regolari ogni 50 metri, doppia fila per questi atleti che stanno facendo una velocità molto sostenuta e sono riusciti a prendere un vantaggio discreto quando ormai con la gara siamo a Pontassieve, percorsi 88 km dei 110 in programma. Non ce l'ha fatta a tenere il ritmo Poli, sono rimasti in quattro, vale a dire Tacchi, Ricci, Murtas e Nannelli. Con il corridore della polisportiva monsumanese, vedete, si alimenta in fondo al plotone. Oggi giornata davvero torrida, è tornato il gran caldo e questi atleti però hanno offerto un grandissimo spettacolo nella manifestazione allestita dalla Aquila a Ganzaroli. Tutto per il momento è andato liscio, non ci sono stati grandi problemi, non ci sono state cadute. Questo è importante soprattutto per l'organizzazione, arrivare in fondo senza incidenti e problematiche. Si mette nuovamente a fare l'andatura in prima posizione Nannelli, due gli atleti della formazione monsumanese che hanno tutta l'intenzione quindi di portare avanti il tentativo, anche se dietro c'è stato un risveglio da parte del gruppo. È a bagnomaria fra il quartetto e il plotone, c'è Poli che cerca di rifarsi sotto, ha ritrovato un po' di energie, ma adesso su questi vialoni che ci portano verso la salita conclusiva è difficile per lui rimanere allo scoperto. Si fanno vedere Albanese, poi Pacinotti, quindi arriva Muscas che è stato uno degli animatori della gara in inizio. Abbiamo visto anche a centro plotone con il numero 72 Cianetti, quindi Becagli della formazione Fosco Bessi di Calenzano, con il 69 Nicolas Cianetti appunto. E davanti si scatenano i ragazzi di Daniele Masiani, a dire della formazione della Campi Bisenzio DF, con Gabriele Bonecchi che raggiunge in questo momento Poli e continua nella sua azione. Ecco che arriva l'atleta della Palma Cipriani e Gesti, dovrebbe essere, se non andiamo errati, Nicolò Pacinotti, posizione aerodinamica, sta tirando il collo al gruppo e entriamo nel capoluogo di Bagno a Ripoli, situazione che è nuovamente cambiata. Il gruppo si è risvegliato sui lunghi vialoni che ci riportavano verso il comune di Bagno a Ripoli, niente da fare quindi per il quartetto che è stato recuperato nonostante il grande lavoro che stavano facendo soprattutto Nannelli e Turchetti. Adesso inizia la salita verso Osteria Nuova ed è già bagarra, siamo in un'altra zona di rifornimento, vedete dove sono posizionati gli addetti appunto al rifornimento, ed è scattato dal gruppo come una molla, ci sembra di riconoscere Vincenzo Albanese. È Vincenzo Albanese, lo scorso anno fra gli allievi al secondo anno, campione italiano su pista, tanti successi all'attivo, prima stagione nella categoria juniores, sta girando intorno alla vittoria Vincenzo Albanese, che non va fortissimo in salita ma oggi dimostra di avere una condizione invidiabile, soprattutto ha cercato di avvantaggiarsi nei confronti degli altri. Leonard Lisi è stato il più lesto ad andare a rincorrere il battistrada, qui siamo su Matteo Trippi, poi abbiamo riconosciuto ancora Murtas, pedala in grande stile il campione italiano, mentre si fa vedere ancora attivissimo il corridore della polisportiva monsumanese, vale a dire Emanuele Murtas che era stato allo scoperto fino a pochi chilometri fa. Nelle prime posizioni anche Massimiliano Susini, possente atleta pisano, mentre ci sembra in leggera difficoltà l'atleta di origine albanese Leonard Lisi, questo è il suo terreno preferito, ma Lisi non sta facendo una grande azione, mentre guardate la grinta di questo ragazzo, un plurivittorioso in tutte le categorie, cominciò subito da giovanissimo, poi da esordiente e da allievo, successi in serie. Vincenzo Albanese al primo anno, ma non ha timori reverenziali, mentre chiede l'acqua Matteo Trippi, tornano sotto grazie alla spinta di Murtas, Trippi, Cianetti, poi riconosciamo anche nelle prime posizioni Gabriele Giannelli e viene in questo momento raggiunto Vincenzo Albanese. Bravo però, soprattutto nessun timore reverenziale, è un ragazzo grintoso che ama vincere,
non ama le retrovie e quindi si fa trovare pronto in questa 65esima edizione della Coppa Sei Martiri. Adesso fase di studio, si fermano gli atleti raggiunto Albanese, vedete, nessuno per il momento vuole dare la stoccata. Trippi va su con un rapporto molto lungo, Murtas invece sceglie di andare leggero e adesso c'è anche il campione toscano Riccardo Baldini, quindi Aquila Ganzaroli che oggi cerca il successo pieno con il campione toscano che ha regalato una grande gioia alla società di Ponte Ema, ma davanti attaccano Cianetti e Emanuele Murtas, bravissimo Trippi che torna sotto ai due, poi abbiamo visto anche Pacinotti, quindi con il numero 21 Alessandro Ruggi stenta un po' in fondo a questo gruppetto con il numero 112 Luca Zullo e qui c'è una fase di respiro e il plotoncino torna compatto con Trippi che adesso però ha capito che bisogna stare con gli occhi bene attenti perché se n'è andato un altro concorrente, salita di Osteria Nuova che avrà un altro leggero strappetto sul finale, il tratto più duro però è stato fatto e Nicolas Cianetti ha dato un'altra accelerazione vistosa, atleta con ottime credenziali, lo scorso anno successo importantissimo nella finale di stagione a Campi Bisenzio e vedete che la posizione in bicicletta è molto buona per questo atleta del gruppo sportivo Stabia Ciclismo che continua a spingere con decisione, ha preso un vantaggio interessante, adesso però noi dovremo lasciare la testa della corsa perché c'è una picchiata brutta su Antella e quindi lasciamo il battistrada e a 3 km dalla conclusione, quando ormai la discesa è finita, saremo a vedere che cosa è successo. Cianetti è stato recuperato da Giannelli e poi dal numero 111, vale a dire Lorenzo Vallarino della Cipriani e Gesti Palma Ecologia. Giannelli chiede il cambio ed ecco prontamente il portacolori della formazione pratese, poi Cianetti in seconda posizione, grande corsa per il ragazzo del gruppo sportivo Stabia Ciclismo, arriva un quarto atleta ad infoltire il plotone, si tratta di Yuri Colonna, attenzione a Yuri Colonna, freccia velocissima della Fosco Bessi di Calenzano. Come del resto Giannelli che sa farsi valere molto bene negli sprint ristretti, finale incerto con quattro grandi protagonisti per questa 65esima edizione della Coppa Sei Martiri che assegna anche il Gran Premio, il gioiello di Firenze Memorial, Gino Bartali, pubblico già disposto al traguardo con il presidente Masini a controllare, c'è grande accordo fra questi atleti, ma quando praticamente siamo a 1700 metri dalla conclusione il gruppo sta per tornare compatto, niente da fare per questi atleti, Vallarino, Cianetti, Giannelli e poi il portacolori della Fosco Bessi di Calenzano, Yuri Colonna, eccoci all'ultimo chilometro e il plotone è nuovamente compatto, si va verso uno sprint con una ventina di concorrenti, c'è stato un grande lavoro da parte degli atleti della Berti Mobili Benassi, ha fatto un grande lavoro anche Massimiliano Susini, si riporta davanti anche il campione italiano Matteo Trippi che come abbiamo segnalato ha uno spunto veloce molto interessante, c'è bagarre con alcuni atleti che stentano a tenere le ruote, si viaggia praticamente sul filo dei 55 orari, la nostra moto si ferma, abbiamo la fissa al traguardo, volata che già iniziata, sprint molto aperto con i corridori che stanno invadendo tutta la sede stradale, è nettamente davanti Vincenzo Albanese della Campi Bisenzio che vince, grande vittoria di Albanese, seconda posizione per l'atleta di casa, vale a dire il campione toscano Riccardo Baldini, podio prestigioso quindi per lui, terza posizione per la seconda domenica di seguito per il campione italiano Matteo Trippi, quarto Massimiliano Susini della formazione Gruppo VAR di Pisa e poi Luca Zullo è quinto, Colonna sesto, settimo Lorenzini, ottavo Turchetti, Cianetti è nono, mentre Vallarino ha concluso in decima posizione. Abbiamo ancora arrivi
e la riproposizione dello sprint da parte della nostra regia con il campione italiano che viene complimentato dai propri dirigenti. E oggi Albanese davvero ha fatto la differenza, devastante la potenza di questo ragazzo. Guardate, cercano di tornargli sotto ma il vantaggio è incolmabile e a braccia alzate Vincenzo Albanese conquista il primo successo da juniores. Baldini, oggi sarebbe stato qualcosa di eccezionale vincere a Pontema con la maglia di campione toscano, però arrivare sul podio non è facile lo stesso. No, certo, infatti sono contento lo stesso di questo secondo posto, però fare bene qui, insomma vincere qui la corsa in casa, da molti anni che ci si prova, anche insomma in questi ultimi anni non ci siamo riusciti con vari piazzamenti, e io sono contento di questo secondo posto perché comunque ho onorato insomma la squadra, però sono un po' rammaricato insomma. Albanese è una ruota molto veloce, oggi poi insomma il gran caldo, la gara è stata in ogni caso spettacolare. Beh certo, ci sono stati molti scatti e Albanese insomma è veramente molto veloce e io volevo provare a partire sulla sinistra un po' lungo perché comunque preferisco le volate lunghe, ma come ho detto la sinistra c'era già Trippi e poi sono dovuto passare da destra, l'ho passato comunque, però insomma Albanese è molto veloce, anche, insomma, anche da recuperare è difficile, insomma è forte. Bravo, complimenti, adesso arriva la maglia di campione italiano, quindi per oggi per Vincenzo Albanese è una giornata eccezionale Trippi, perché ha battuto il campione toscano e il campione italiano. Allora, due volte terzo consecutivamente, insomma ci sei? Sì, ci sono, 20 giorni fa ha vinto questa maglia e alcuni dicevano che ora dovevo dimostrare veramente se me l'ero meritata. Domenica faccio terzo, quest'oggi terzo, che dire, io penso che questa maglia è più che meritata perché è da 10 marzo che diciamo suona tutta e quindi è da 10 marzo che arrivo davanti e sono contento. Quindi attendi di vincere con la maglia tricolore? Sì, mercoledì andrò a Bergamo a 3 giorni aerobica e lì saranno 4 tappe dure, però cercherò di dare il massimo e spero di poter di onorarla al massimo. Auguri soprattutto anche per la festa che ci sarà in tuo onore a Calenzano, Vincenzo Albanese. Allora oggi una foto da appendere in casa, in camera, da letto, perché tu primo, secondo il campione toscano, terzo il campione italiano, una bella soddisfazione. Sì, veramente una bella soddisfazione avere battuti questi due campioni e sono davvero molto contento di aver ottenuto questa vittoria. Ci giravi intorno da un po' di tempo? Sì, era un mese e mezzo che arrivavo sempre davanti, ma negli sprint non mi è andata mai quasi bene. Oggi è stata la giornata giusta. Raccontaci questa volata. Allora, a 1 chilometro dall'arrivo ero un po' chiuso intorno all'ottava posizione, poi intorno ai 600 metri ho trovato un varco, mi ci sono infilato e ai 250 metri ho attaccato la volata e ho riuscito a portarla fino alla linea dell'arrivo. Riccardo Conti non manca mai perché è un grande amico di questa formazione e poi in questa gara si ricorda un grande personaggio che è stato il papà. Non mi fate ricordare sempre il babbo, l'ho fatto tutti gli anni. Quest'anno è stata una bella occasione perché siamo trovati che si correva insieme. Masiani, Fusi, Tanini, tutti, Randelli, si è fatto un rendezvous bello, bello questo ragazzo, mi fa piacere, abbia vinto uno di Daniele, anche poi campione toscano, campione italiano, una bella corsa. Questo Albanese è proprio bravo, fa le volate, mi ricorda un ragazzo che non c'è più ma che è stato un grandissimo velocista, forse il più grande velocista ha avuto la Toscana, Luciano Villoressi, perché fa le volate, guarda gli avversari e via via da gas, sembra quasi non duri fatica, un bel corso, mi dicono un primo anno questo ragazzo, quindi complimenti. Andrea Bartali, questa è una corsa speciale, non potevi mancare. È una corsa veramente speciale anche perché mio padre praticamente è nato a 100 metri di qua, è una gara organizzata dall'Aquila, società Aquila Pontema, società in cui mio padre per la prima volta nel 30 si è iscritto e quindi sono grato a questa società, sono grato al gruppo Ganzaroli che porta avanti questo discorso da molto tempo e credo che ancora lo sponsorizzerà, sono grato anche a Renato Masini che è un allenatore veramente eccezionale
Io spero insomma che questa gara, che oggi li ha visti arrivare secondi, questi del gruppo sportivo dell'Aquila, possa continuare così, con questo entusiasmo con cui lancia questi ragazzi, perché poi molti di loro nel corso degli anni sono passati anche a categorie superiori con un discreto successo. Quindi grazie a tutti, bella manifestazione, la 35esima, speriamo che si arrivi avanti. Petroli Firenze, energia vincente. Formigli, gioielli su strada. La Romano Donato SRL è l'azienda che dal 1980 si occupa di coperture e rivestimenti in rame, alluminio o zinco titanio. Le coperture e le facciate in metallo garantiscono resistenza agli elementi atmosferici e bellezza unica. La durata dei materiali è pressoché eterna. Non è richiesto alcun tipo di manutenzione e di costi aggiuntivi. Le nostre coperture in metallo permettono di ottenere risultati estetici di grande impatto visivo. Romano Donato SRL certifica e garantisce tutti i materiali e le tecniche di posa. Chiamaci, saremo la tua risposta. Per un'estate fresca e divertente, piscine Las Vegas. Un buon bagno da soli o in compagnia. E dopo pranzo o cena, nel ristorante pizzeria. Oppure nella videobirreria aperta ai fumatori. E per le vostre serate davvero magiche e divertenti, un tuffo sotto le stelle. Piscine Las Vegas. Un divertimento assicurato, tutti i giorni, fino a tarda notte. A San Giovanni Valdarno, via Fratelli Cervi 3. Prenotazioni ristorante e pizzeria 055 91 22 072. Noleggiamo per cantieri o ogni tipo di evento i migliori bagni chimici mobili. Con noi hai la certezza di avere un bagno chimico mobile, igienico ed elegante, con un servizio puntuale ed impeccabile nel rispetto dei più elevati standard di igiene e comfort. La ditta Cerretelli da sempre opera con grande serietà e puntualità, a prezzi concorrenziali. Contattateci, preventivi gratuiti, serietà garantita. Cerretelli Alfiero e CSNC, manutenzione e vitrificazione di serbatoi. Pulizia, bonifica e risanamento dei vecchi serbatoi di gasolio in disuso come richiesto dalle leggi, con la possibilità di poterli poi utilizzare nella funzione di depositi d'acqua per irrigazione o antincendio. La ditta Cerretelli da sempre opera con grande serietà e puntualità, a prezzi concorrenziali. Contattateci. Preventivi gratuiti, serietà garantita. Terranovese Tende, azienda leader del settore nella realizzazione ed installazione di tende da sole e tende da interno, avvolgibili con chiusure di sicurezza, zanzariere sia manuali che motorizzate. Opera da 15 anni a livello regionale. Il nostro team è in grado di garantire soluzioni per offrire ai clienti un prodotto di qualità ed un'assistenza qualificata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Terranovese Tende, chiamaci, con noi la soluzione è garantita.